Comando Ambiente è l'azienda di igiene urbana della provincia di Mantova, appartenente al gruppo Tea, partecipata dai comuni della provincia di Mantova. Mantova Ambiente rappresenta, col territorio che gestisce, un'eccellenza. Serviamo 321.000 abitanti, 49 comuni e abbiamo raggiunto negli anni una percentuale di raccolta differenziata molto importante, l'87,5% del nostro bacino, e abbiamo addirittura 12 comuni che superano il 90% di raccolta differenziata. La nostra azienda gestisce tutto il ciclo della gestione dei rifiuti, dallo spazzamento, lavaggio, raccolta fino al trattamento. Abbiamo una dotazione impiantistica che ci aiuta a governare questo ciclo dei rifiuti con nuovi impianti all'orizzonte, di prossima attivazione un impianto a biometano che sarà ulteriormente potenziato a breve. E abbiamo un impianto di trattamento meccanico-biologico, abbiamo una grande discarica, ma tutto il nostro progetto industriale e territoriale è vocato alla logica dell'economia circolare. Ecco perché il nostro piano industriale prevede un ulteriore ampliamento impiantistico finalizzato a creare impianti per la gestione carta, cartone, plastica e ingombranti. Lo vogliamo fare a chilometro zero, lo vogliamo fare con la logica delle migliori tecnologie per intercettare quanto più possibile materia da riciclare. E quindi puntiamo non solo a elevate percentuali di raccolta differenziata, che è già la nostra storia, ma noi puntiamo ad incrementare in modo assoluto il tasso di riciclo infettivo, quindi il recupero di materia. Se pensiamo al nostro territorio, l'Authority introduce il tema della tariffa puntuale, deve essere un obiettivo. Nel nostro territorio la tariffa puntuale è iniziata nel lontano 2001 e oggi la maggior parte dei nostri comuni è servita a tariffa puntuale. Vuol dire essere responsabili di ciò che si produce, averne la percezione e avere anche un costo associato all'effettiva produzione di rifiuti. Per noi nel territorio mantovano tutto questo ormai è la normalità. Ecco perché ci stiamo interrogando nella logica dell'economia circolare di come rinnovarci per non abituarci a buoni risultati, ma per chiederci cosa possiamo fare di più. E quindi sicuramente di nuovo un ricoinvolgimento dei cittadini su nuove sfide, sul recupero di materia, sulla qualità della raccolta differenziata e sicuramente anche dei progetti che possono essere considerati minori, marginali, quindi la raccolta dei mozziconi di sigarette, potenzialmente della raccolta degli oli, la raccolta differenziata con circuiti speciali dei bicchierini di plastica, delle macchinette del caffè all'interno della provincia, eccetera. Tutte piccole cose che possono aggiungere qualcosa in più a un grande risultato che già ci caratterizza. Noi abbiamo partecipato, assistito ai nostri 12 comuni del nostro bacino a progetti finalizzati alla costruzione o al miglioramento di centri di raccolta, che sono uno strumento formidabile per intercettare quanti più rifiuti possibile al di là della raccolta domiciliare che noi facciamo, e come azienda abbiamo presentato i nostri progetti carta, cartone, plastica, eccetera, con le migliori tecnologie, con l'ambizione di avere un contributo in tal senso. Non ultimo, il nostro comune capoluogo ha un progetto di estensione in alcune aree particolari della città, dei famosi cassonetti intelligenti che a Mantova si chiamano City Bin, per dare un servizio di raccolta puntuale in condizioni logistiche a volte dove la raccolta porta a porta può avere qualche difficoltà. E quindi sempre nella logica di rendere responsabili i cittadini, di identificare gli utenti, di applicare la tariffa puntuale, di ottenere, pur con modalità diverse, sempre le migliori performance nella logica della differenziazione e della qualità del rifiuto raccolto, quindi nella possibilità sempre estrema di recupero di materie.